secondo me è una delle professioni che sono più difficili. Magari il pubblico pensa che fare il mestiere dell'attore sia tutto luci e feste, invece c'è tanto studio dietro, ci sono alti e bassi, è tutto fondato sulla passione. Cosa diresti tu ai giovani che vogliono iniziare a intraprendere questa strada? Quale consiglio daresti? Beh, innanzitutto darei un consiglio di guardare davvero in profondità dentro loro stessi e capire se questa passione è vera. E poi direi assolutamente di perfezionarsi, studiare, non fermarsi mai e poi cercare anche di frequentare l'ambiente e di conoscere delle persone che possono essere utili e che possono, diciamo, aiutarli nel percorrere questa strada. Walter, abbiamo parlato del passato, ma adesso io vorrei sapere qualcosa del futuro. Quali sono i progetti che hai in cantiere? Ho due nuovi progetti che proprio si stanno concretizzando in questi giorni, nel senso organizzerò e produrrò Figli di un Dio minore, che è un testo teatrale da cui è stato tratto un film che ha vinto tra Sì. l'altro anche l'Oscar, è uno spettacolo molto importante perché, diciamo, si relaziona con un mondo dei non udenti. E poi, e l'ho portato qui, è un Esatto, altro... tra queste pagine c'è un altro È progetto. un'altra gioia per me perché questo testo di Crudi di Bennett l'ho amato da molti anni, è arrivato il momento di farlo in teatro con la produzione mia, che sono gli artisti associati di Gorizia. I protagonisti saranno Maria Amelia Monti e Paolo Calabresi. Ne avremo in esclusiva questo nuovo progetto che invece debutta a Walter, gennaio. non vediamo l'ora di vedere le tue opere in scena. Beh, sì, mi fa piacere, è già programmato e speriamo che abbiano fortuna. Allora in bocca al lupo Crepi il lupo. e grazie per essere stato con noi, è stato un vero onore.